C'è posta per me? No. Ti scrivono, ti telefonano. Uno dice che so, un amico, un fidanzato. Un parente. Niente, ti devono vendere qualcosa. Ma capisce dove siamo arrivati. Viviamo in un mondo senza senso. Abbiamo toccato il fondo. Non me ne frega un cazzo. Io ho lavorato per te, tu paghi, tu. Non è possibile, siamo circondati. Fuochi, negri, topi, questa è la fine. È la fine. Lo sa che i topi portano la peste? Salve. Messaggio per i posti. Viviamo in un mondo del cazzo. O forse siamo noi delle teste di cazzo. Ho perso il lavoro. Colpa della Cina. Se ne innamora. Succede, succede. Non puoi scegliere sempre di chi innamorarti. Uno che ha l'età di tuo figlio. Gran bella canzone. È inutile bussare, non ti aprirà nessuno. Lei prova a fermarlo, ma lui le urla contro cose orribili, davanti a tutti, orribili. Che vergogna, lei è spezzata, fugge. Ho pensato che potrei ammazzarmi. Ma come si fa a restare morti in casa per 3 mesi? Scusi, perché mi guarda così? Io guardavo le mani. Io a volte guardo le mani, lei ha delle belle mani. Bella amica! No, no! Negli anni 60 uno scienziato fece un esperimento. Creò un habitat ideale per i topi. Lo chiamò Universo 25. Spazio, acqua, cibo, temperature ideali. I topi si riprodussero, raddoppiarono e raddoppiarono ancora e ancora. Il paradiso diventò l'inferno. Cominciarono ad attaccarsi ferocemente, ad uccidere i neonati, a mangiarsi a vicenda pur avendo cibo. Morte sociale. E poi morte fisica. Autodistruzione. Ad un certo punto si interruppero le nascite. Sprofondamento comportamentale, lo definì. Sprofondamento comportamentale. Il bello è che quell'habitat poteva contenerne molti di più. Ma c'erano più topi che ruoli sociali. Lui pensava che lo stesso meccanismo valesse per gli esseri umani, che la crescita demografica incontrollata avrebbe portato la società al collasso. E alla fine della specie. Benvenuti a Universo 25.